I colli iberici, dolci rilievi formatisi nella notte dei tempi sul fondo di un antico mare, spiccano a sud della provincia di Vicenza sulla pianura di origine alluvionale, un'area di circa 165 km quadrati nella quale ampie superfici boschive incontaminate si alternano a zone ricoperte da vigneti, che qui trovano terreni e microclimi favorevoli per la loro coltivazione. I colli iberici, oltre ad essere un paradiso naturalistico situato a pochi passi dalle più importanti città della pianura padana, vantano anche la presenza di affascinanti opere architettoniche del passato. Un viaggio fra boschi, vigneti e ville palladiane, alla scoperta dell'enogastronomia locale, è quanto i colli iberici possono offrire a tutti coloro che vogliono concedersi una parentesi rigenerante. Le fredde correnti prealpine, mitigate dai venti provenienti dal mare Adriatico, creano in questa area un microclima ideale per la produzione di vini di alto pregio, in modo particolare dell'autoctono Tai Rosso. La sommelier Adua Villa ci accompagna a scoprire questo vino versatile e delicato ed il territorio nel quale, da oltre 150 anni, le uve tocai che danno origine a questa eccellenza enologica vengono coltivate. Amici di Sapori e Piaceri, oggi mi sento un po' la protagonista di un quadro impressionista perché mi trovo sui Colli Iberici, con me c'è Giorgio che è il presidente onorario del Consorzio Colli Iberici e dietro di me quindi questo scenario spettacolare di colori suggestivi di queste vite meravigliose nei colori autunnali. Noi siamo qui per parlare di un territorio, Giorgio, ma parlare soprattutto dei vitigni che ci sono in questo territorio. Il Tocai Rosso nei Colli Iberici è un po' la punta di diamante, trova le sue condizioni di vita fra le migliori perché, come vedete dalle immagini, la nebbia ci sta facendo vedere che l'umidità si ferma nel fondovalle. Noi qui a circa 100-150 metri di altezza sul livello del mare abbiamo un clima caldo secco accompagnato da una piovosità media e su un terreno argilloso calcareo che ci fornisce le caratteristiche pedoclimatiche per lo sviluppo di questo vitigno, che dà anche profumi, odori, caratteristiche del tutto particolari. Facciamo una cosa, usciamo da queste pennellate autunnali meravigliose e andiamo in cantina, intanto entriamo nel vivo del territorio cominciando a degustare il Tai Rosso, va senz'altro, bene? Senz'altro, andiamo, Giorgio. Grazie. Oggi vi presento proprio l'emblema della nostra terra, il Tai Rosso. Proprio questa è la varietà indigena che si trova solo nei Colli Iberici e produce un rosso di media struttura, molto versatile, di buona beva. Vedete, questo è il colore classico del Tai Rosso, un rosso rubino vivo, con caratteristiche poi a naso molto di speziatura, soprattutto nei primi anni di vita. Ecco, la caratteristica di questo vino è che è un vino molto versatile anche negli abbinamenti. Fino adesso abbiamo descritto questo territorio, abbiamo visto i suoi colori, abbiamo visto le nuance dei suoi vini, ma io adesso sono con lo chef Giuseppe e insieme a te voglio fare questo percorso gastronomico. Giuseppe, partiamo qui con questo qui piatto. Abbiamo una soppressa con la polentina e lo scalogno. Baccalà alla vicentina, tipico piatto, una frangia di pasta con la faraona e un coniglio bardato con l'erba Luisa. Tutte le caratteristiche meravigliose di questo territorio le ritroverete non solo nei piatti, ma soprattutto nei vini che qui si producono. Vi aspettiamo nel territorio dei Colli Iberici.
Thank you.